Ciao ragazzi, io sono Nicolò, bentornati a Road to Grail. Oggi è il secondo episodio della stagione e devo dirvi la verità, l'ultimo episodio mi ha un po' deluso a livello di visualizzazioni. A quanto pare YouTube non mi sta spingendo come vorrei o come mi piacerebbe, quindi se alla fine di questo episodio vi sarà piaciuto vi chiederò di aiutarmi condividendolo, magari lasciando anche un bel like, e se ancora non siete iscritti iscrivendovi appunto al canale. Mi aiuterebbe molto e lo apprezzerei tantissimo. Detto questo, io direi che possiamo entrare direttamente nel vivo dell'episodio, visto che ci sono un sacco di update molto interessanti. Stando all'ultimo episodio, il nostro fondo Grail ammontava a 50 euro grazie alla vendita delle Campus 00. Spiacevole plot twist, l'acquirente ha deciso di voler fare il reso con spiegazione, con motivazione: la scarpa non mi sta, l'ho già trovata in un altro negozio prima che arrivasse e l'ha pagata di meno. Purtroppo non ci si può fare tantissimo in queste situazioni e quindi ho deciso di accettare il reso e la scarpa sta tornando da me. Questo ci riporta temporaneamente a un fondo Grail di 0 euro. Piccola nota positiva, stavo parlando di questa cosa con un mio amico e forse ho già trovato un nuovo acquirente per la scarpa che l'acquisterebbe allo stesso identico prezzo. Ovviamente non è ancora niente di certo e a quanto pare si tratta di una persona qui dalla mia zona, quindi in settimana, quando la scarpa sarà tornata da me, vedrò se riuscirò a venderla in questa situazione, se riuscirò a far ritornare queste 50 euro all'interno del fondo Grail. Per il momento un inizio non fantastico. Ci sono stati altri due piccoli cop, abbastanza entrambi un po' rischiosi, potrei dire, o comunque delle sottospecie di azzardo. In primis, l'ultimo giovedì ho coppato un paio di Zoom Vomero 5 della colorazione che, se non sbaglio, si chiama Oatmeal. Dovrebbe essere, sì, esatto, Oatmeal. Molto bella, secondo me, come colorway. Pagata soltanto 120 euro, a differenza del prezzo di retail di 150, grazie a un codice sconto che era attivo sull'applicazione Nike. Quindi pagate 120 euro, spero di riuscire a venderle intorno ai 160-170, qualcosa del genere, visto che comunque le ultime vendite sono tutte intorno ai 180 euro, su StockX si aggirano intorno ai 200, non dovrebbe essere male come cosa. Ho preso un 37,5, abbastanza stupidamente avrei dovuto puntare delle taglie più alte, però sono riuscito a prendere soltanto questo. L'altro cop, forse leggermente anche più rischioso, è una scarpa che non vi aspetterete sicuramente, ma che a quanto pare al giorno d'oggi può essere utilizzata per guadagnare soldi, per fare profit, e sto parlando degli UGG nel modello Taz, si dovrebbero chiamare ciabatte Taz, non bellissime come scarpa, almeno a me non fa impazzire, ma a quanto pare in questo momento è molto trendy. Io ho preso un 39 direttamente tramite il sito di UGG al prezzo di 130 euro e, se non ho capito male, il prezzo di RSS è girato intorno ai 150-160, una cosa del genere. Non mi aspetto di farci molto, ho provato a fare questa mossa più per esperimento che per altro, e in caso dovesse andare male si può fare tranquillamente il reso. Quindi due scarpe che devono arrivare, ma un'altra notizia che voglio aggiungere a questa lista di update è che ho trovato un negozio in una città da parte alla mia che a quanto pare fornisce innanzitutto il servizio di conto vendita, quindi io volendo potrei lasciargli delle scarpe in negozio in modo che la gente entra ad acquistare le mie scarpe e loro si prendono una percentuale di quello che la gente ha pagato e io il resto. Quindi già questa potrebbe essere un'ottima opzione, ma non soltanto conto vendita, in più tante volte le persone arrivano all'interno del negozio a cercare scarpe che magari non hanno già disponibili, quindi il proprietario verrebbe a chiedere a me la scarpa, io dovrei recuperarla, andarla a comprare, magari anche direttamente comprandola a resell per poi rivenderla e guadagnarci qualcosa sopra. Per il momento non ci sono ancora state situazioni, non ci sono stati esempi, potrebbe essere una buona opzione per mandare avanti questo Road to Grail. Ovviamente se dovesse capitare qualche episodio ve lo racconterò meglio, vi spiegherò un po' meglio come fare a fare questa cosa, come cercare la scarpa, come rivenderla, a che prezzo, eccetera. Quindi io direi che per questo inizio di episodio è tutto e noi ci rivediamo appena arrivano queste scarpe o appena c'è qualche aggiornamento riguardo a tutta la situazione. A presto. È molto un esperimento, infatti ci sono qua, come potete vedere, questo non serve, sono tre scarpe diverse, sono tutte e tre esperimenti, potremmo definirli. Tanto per cominciare, sono due scarpe, la terza è qua. Tanto per cominciare, quelle che sapete già, di cui vi ho già parlato, innanzitutto gli UGG Taz, che non lo so, adesso cercherò di metterli in vendita, pagati 130 euro. Ho cercato di farmi applicare uno sconto, ma non mi hanno dato retta e purtroppo li ho pagati a prezzo pieno. Vediamo se riuscirò a farci qualcosa. Onestamente ho bassissime speranze per questa scarpa. Chi può dirlo, magari 20 euro li tiriamo fuori? Vediamo un po'.
Poi abbiamo l'altra che già avete visto, di cui ho già parlato, che è la Zoom Vomero 5. Anche questa la sparerò su Vinted e vediamo se riesco a farci un profitto decente. La terza scarpa che non vi avevo ancora nominato è un esperimento per quanto riguarda il negozio che di cui stavo parlando nell'altra clip, ovvero un negozio in città. E la scarpa è una scarpa che magari non vi aspettate nemmeno che potrebbe essere, ma è una Dunk Panda, molto semplicemente. Questa io l'ho presa sul sito di Foot Locker con uno sconto, quindi l'ho pagata 96 euro. Questo significa che erano tipo 24 euro in meno del retail, quindi già soltanto vendendola al prezzo di retail in negozio dovrei riuscire a ricavarci almeno una ventina di euro. Solo che mi aspetto in realtà di posizionarla a un prezzo leggermente più alto in negozio, sui 130, forse anche 140, qualcosa del genere. È un esperimento, come vi stavo dicendo. Anche qui, mal che vada, se la scarpa non vende, l'ho presa tramite il sito di Foot Locker e quindi posso fare il reso senza alcun tipo di problema. Quindi direi che io adesso cerco di mettere in vendita tutta questa roba e ci rivediamo appena succede qualcos'altro. Ho appena ritirato il pacco che dovrebbe contenere le mie Campus Black GS, quelle a cui che sono state restituite purtroppo da Vinted, e direi che adesso arrivo a casa e facciamo l'unboxing insieme, sperando che quantomeno sia tutto in ordine. Allora, una roba rapidissima solo per vedere se è tutto in ordine, se riuscissi ad aprire il coltello. Allora, praticamente ho preso il mio pacco e l'hanno incartato come se fosse un regalo. Allora, vediamo un po', sembrerebbe tutto in ordine, vediamo se le scarpe ci sono. C'è anche ancora la mia bella ricevuta. Le scarpe, vediamo se è tutto in ordine, se sono puzzolenti, i lacci extra ci sono, non sono state indossate, almeno non questa e neanche quest'altra. Ok, direi tutto bene, ahimè mi tocca accettare il reso e a questo punto direi che poi cerco di rivenderle e vi faccio sapere appena ci sono aggiornamenti a riguardo. Un paio di update molto rapidi. Tanto per cominciare, sono riuscito a vendere questa mattina tramite il sito With The New il paio di Ad Tads. Niente di eccezionale, le ho vendute a 145 euro, sono 15 euro di profit da aggiungere al fondo Grail. Non è assolutamente niente di che come profit, ma è meglio che fare il reso, anche perché non ho visto un particolare interesse per questa scarpa tramite gli altri siti. Ci sono un po' di richieste, un po' di interessati su Vinted, ma nessuno pronto a pagare, e onestamente preferisco far partire la scarpa, guadagnarci qualcosa e far rientrare i soldi che mi servono in questo momento. Quindi per quella preparerò il pacco e andrò a spedirla a breve. L'altra buona notizia, decisamente anche migliore rispetto a questa delle UGG, è che il paio di Adidas Campus, come vi anticipavo, sta per essere acquistato da un'amica di un amico. Grazie Thomas, come vi anticipavo, ha trovato appunto questa persona interessata alla stessa taglia e allo stesso colore, che fortunatamente me le pagherà anche lo stesso prezzo. Dovrebbe venire a ritirarle tra circa un quarto d'ora, 20 minuti direttamente a casa, quindi proprio chapeau, non devo neanche fare fatica. E una volta venduta, una volta che avrò i soldi in mano, aggiungeremo anche di nuovo gli stessi 50 euro al fondo Grail. Fortunatamente sono riuscito a fare in questo modo e mi raccomando ragazzi, il consiglio che vi posso dare per questa situazione è sfruttate gli amici, ma non sfruttateli nel senso in modo negativo, utilizzate i contatti che avete per trovare altri contatti e trovare altre persone interessate all'acquisto delle scarpe. Avere questo genere di ottimi collegamenti è veramente molto molto utile, e sicuramente è ottimo anche l'essere riuscito a venderle allo stesso prezzo, visto che dopo il restock di settimana scorsa di tante Campus in taglia grade school tramite Foot Locker, i prezzi su Vinted sono leggermente scesi, quindi sicuramente non sarei riuscito a venderla di nuovo a 140, ma mi sarei aspettato intorno ai 120-130 al massimo. Quindi decisamente ottima situazione e non credo che sarebbe potuto andare meglio di così. Ok, vendute, roba rapidissima, è stato molto facile e molto veloce, grazie al cielo. Mi ha pagato in contanti, non mi va di farvi vedere i contanti, questo YouTube non è una bella cosa, quindi possiamo tranquillamente raggiungere i 50 euro al fondo Grail, che più 15 dell'altra vendita di With The New adesso ammonta a un 65 euro di fondo Grail. Finalmente siamo tornati in carreggiata e molto bene, ci vediamo poi alla prossima clip. Allora ragazzi, oggi è lunedì 27 di novembre, ieri e domenica 26 c'è stata una vendita molto molto succosa, infatti è già partito il primo paio di Samba in collaborazione con Wales Bonner, più precisamente la colorazione Leopard, e signori signori le ho vendute per un totale di 370 euro
euro tramite Vinted. Questo significa che sottraendo i 220 euro del prezzo di retail ci troviamo con 150 euro di profit. Decisamente una vendita assurda che fa schizzare subito il fondo Grail da 65 euro fino a 215. Un grandissimo colpo che ci dà una bella spinta, devo dire. Penso che probabilmente se avessi aspettato magari un mesetto ci avrei fatto anche magari almeno un 50 euro in più, però onestamente mi fanno comodo questi 370 euro in tasca e preferisco dare una bella spinta a questo rotto Grail, anche semplicemente per la motivazione che mi dà aver fatto questa vendita. Ragazzi, come continuo a dirvi, è proprio questo genere di COP per cui sono necessari i Q-Group. Quello che sto utilizzando io da ormai da alcuni mesi a questa parte e che è anche lo sponsor del canale è Fury Notify, un gruppo al 100% italiano dal costo di 25 euro al mese, che oltre alla marea di monitor customizzati, quindi molto più veloci rispetto a tanti altri gruppi, offre tutte le liste delle raffle, tutte le informazioni sulle prossime release, ma soprattutto il supporto 1 a 1 disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 praticamente. Quindi se avete bisogno di qualsiasi consiglio, se avete bisogno di qualsiasi indicazione, di una guida un po' più precisa rispetto a quelle semplicemente scritte, che ovviamente sono comunque disponibili, potete direttamente parlare con un esperto che vi aiuterà a crescere in questo mondo. Quindi come al solito il link lo trovate in descrizione, sia che vogliate direttamente entrare a far parte del gruppo, sia che vogliate semplicemente prendere qualche informazione in più. Decisamente molto molto inaspettato, ma ho vinto la raffle delle Dunk SB April da Rufus Milano. È la prima volta in assoluto che io vinco una raffle da uno skate shop. So che tanti di voi non ci crederanno, ma è così ragazzi, da uno skate shop direttamente non ho mai vinto una sola SB. Ho chiuso l'armadio perché era un po' bruttino da vedere, quindi adesso non mi resta che andare fino a Milano e andiamo a ritirarla insieme, ragazzi. Sono tornato a casa, come potete vedere, con il bellissimo sacchetto di Rufus, ma mi sono reso conto mentre ero in giro per Milano di essermi dimenticato di registrare una clip molto importante per un COP che ho fatto ormai tipo 5 giorni fa, ovvero il 24. Infatti sono riuscito a prendere un paio di Jordan 5 in collaborazione con Alma Maniera nella colorazione Dusk. Ero già riuscito a prendere tramite raffle il mio paio personal, quindi il mio 41, quindi poi durante il drop ho detto, un po' più per divertimento che peraltro non è che sperassi di riuscire a coppare veramente, ho detto ciao, proviamo a prendere una taglia un po' più grande che dovrebbe valere un po' di più, e infatti sono riuscito a prendere un bel 45,5. Sorprendentemente ad oggi mentre sto registrando questa clip il prezzo è veramente ancora molto alto per questa taglia, ovvero c'è un acquista subito di 816 euro che è decisamente stra super prezzato, con un vendi subito di 438. Però ultima vendita sta a 543, che mi sembra un po' strano perché ad oggi nessuno ha queste paglie a mano, quindi non so che caspita stiano comprando e vendendo, però mi aspetto che il valore di questa scarpa si stabilizzerà intorno ai 400 euro circa, che comunque sarebbe veramente un ottimo valore, contando che lo pagate arrotondiamo a 240 euro durante il drop, e potrei dover aggiungerci anche il costo di dogana che normalmente è circa un 30-35% di quello che ho pagato, quindi mi verranno a costare in totale 300-350 euro al massimo. Sicuramente andando a venderle intorno ai 400, magari anche 450 euro, si tratta di un ottimo profit per il fondo Grail. Ci metteranno probabilmente un bel po' ad arrivare perché Alma Maniera purtroppo è molto molto lenta con le spedizioni, però è sicuramente un grandissimo COP da aggiungere alla lista. Ma un altro grandissimo COP da vedere ce l'abbiamo proprio già qui. Infatti la grande sculata è stata riuscire a vincere questo paio di SB April sticker di Rufus. Da qualche parte ci sarà anche lo sticker di Nike SB, che sicuramente non vedete perché l'hanno fatto bianco su bianco, ma quello che ci interessa vedere è la Dunk SB April. Ragazzi, una scarpa veramente molto 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 figa secondo me. È un misto di materiali abbastanza non convincente secondo me, ovvero questo mesh devo dire che non mi fa impazzire come materiale, il mesh che troviamo qui nelle parti posteriori e laterale centrale non mi fanno veramente tanto impazzire, ma la scarpa è veramente molto bella, tanto bella che se non avessi già preso tipo 5 paia di scarpe durante l'ultimo mese probabilmente terrei personale anche queste, solo che ho veramente speso già troppo nell'ultimo mese di novembre, quindi direi che è il caso di rallentare e preferisco quindi andare a utilizzare i soldi che guadagnerò con questa scarpa per andare a prendere la mia SB di Travis. Una cosa che ho notato è che ragazzi la scarpa sì è molto bella, ma sappiate che è abbastanza delicata, soprattutto i pannelli colorati in questo turbo green perdono un po' di colore, quindi fate attenzione quando le indossate, io se fossi in voi cercherei in tutti i modi possibili di evitare di bagnarle. In ogni caso pagate 130 euro, il valore al momento si aggira intorno ai 250 euro
circa per questa taglia, un 41, e penso di poter riuscire a venderla abbastanza in fretta, contando anche che è stata rilasciata soltanto questa settimana. L'hype è veramente molto alto ancora. Direi un cop assolutamente inaspettato e veramente niente male. Vi dico la verità, io tramite gli sketch avevo quasi perso le speranze e stavo iniziando a smettere di fare le raffle. Questa volta ho detto ma sì, proviamoci lo stesso, e a quanto pare ha ripagato. Quindi ragazzi, io con queste bellissime scarpe da parte direi che possiamo andare a chiudere l'episodio. Al momento il fondo Grail ammonta a ben 215 euro e abbiamo queste qui da vendere, le Ammanier che devono arrivare, altre Samba in collaborazione con Waze Bonner ancora pronte per essere vendute, e quelle Dunk Panda e le Zumbo Mero, anche se sulle Zumbo Mero ogni giorno che passa ho meno speranze di riuscire a venderle guadagnandoci qualcosa. Però in ogni caso penso che non stiamo assolutamente messi male per essere soltanto al secondo episodio. Quindi ragazzi, come vi dicevo inizio video, se riusciste a condividere questo video, lasciare un bel like e iscrivervi al canale, mi fareste un grandissimo favore, aiutereste davvero tanto l'algoritmo a spingere un po' di più i miei video, mi fareste un grandissimo ma grandissimo favore. Come al solito, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like e di nuovo iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo episodio.